Va bene, rieccoci. La partita è bloccata, devi trovare un altro modo per entrare. Torna alla scala. Ah! Beh, devo farmi tutto il giro, giustamente, quando mai le cose semplici. Trovo una via alternativa per il ponte, ok. Come la va? Lei come sta? Bene? Io sono stato peggio. Vai. Ah, devo tenere premuto, vai. Beh. Capitano invasato? Che cazzo vuol dire? Ogni re cade. Andata. Sblocca la porta che conduce al ponte. Vabbè, de devi darmi un attimo. Eccoti, sono così mortissimo. Aia, evitiamo. Io sto sbadigliando ed è passato solo la zona. Evita di morire. Tempesta. Capitolo 1, Paradiso. Wake up. You all right? E questa chi cazzo è? What happened? Get up. The ship. The ship's dead in the water. Can you walk? I maybe. Pal and I. But it's really not safe here on the beach. There's an infection. Some sort of plague. Again? Are you fucking kidding me? The whole island's gone to hell. Christ. I can't bloody win. We'll talk later. Oh Right now you shit, need here we go to head for the again. Paradise Survival Camp. Look for the big treehouse. You'll find other survivors there. Take this. In the meantime, I'll see if anyone else washed up on the beach. Ma io avevo una pistola. No, ti prego. Just keep getting better. Cos'è? Che cazzo è? Lama barbecue. Ah, questo è una bella situazione. Io non mi faccio domande. Prendo i soldi e vado via. Quindi questo, cioè, mi c'è un pio passa a mirare la manca lì. Oh. Quindi il gioco mi stava prendendo per il culo all'inizio. Non ce le ho fin da subito le chiavi, cioè le armi da fuoco. Sarebbe stato troppo bello. Sarebbe stato troppo bello. Va bene, dai. Senza pregiudizi dobbiamo giocare il 2, no? Il primo è una merda, questo non sembra nemmeno il secondo, sembra lo stesso gioco, però senza pregiudizi, senza pregiudizi. Viene male, però. Senza pregiudizi. Paradise, e beh, mo sì. Poi mi ha passato un'arma del genere come se fosse, capito, un coltellino per tagliare il burro. Scendiamo.
Naufraghi. Aiuta a difendere il villaggio. No, non me ne frega un cazzo. Tu, zombie, amico o nemico? Ma che cazzo è quest'arma? Ma mi date le mie pistole, per cortesia? Ah, la stamina. La stamina di un anziano. Beh. Io farei attenzione. Chi cazzo è Trevor Rodgers? Fai attenzione a muovermi qua. Stamina è figa, per carità. Beh. Dio mio, non ci hanno nemmeno provato ad aggiungere qualcosa di diverso. Non ci hanno nemmeno provato. Che cosa triste. Prendiamo il progetto mazza chiodata. E beh, serve un progetto giustamente per attaccare dei chiodi a una mazza. Senza non ci arrivi, il tuo cervello non... Vabbè, Trevor abbiamo già capito che è il personaggio più scarso di tutta la compagnia. Hello. Ma siete tantini, Io non capisco nemmeno dove sono gli zombie e dove sono gli umani qui. Serve studiarsela, vabbè. Mazza chiodata complicatissima. Ma io, scusatemi, che cazzo di... Fate che devo... Hai dei punti abilità a disposizione. Eviti di cagarmi... Posso darvi una mano? Fate tutto voi. Oh, grazie. Stavo schiacciando. Faceva un palo. E quindi lei ha deciso di non muoversi. Guarda cosa cazzo fa. Non so se voglio andare davvero avanti. Io... Io non so se voglio davvero andare avanti. Va bene. Missione completata. Parliamo con Trevor. Ah, Trevor è il capo? Quindi perché cosa ho raccolto? Abilità, dall'alto... oggetti missione no. Clippata la roba delle scale, giustamente. Munizioni per pistola lanciarazzi, ok, quindi non è un'arma veramente pratica. Ma sei un po' scaglioso. We were on a ship and it capsized, so now it looks like we're fucked, same as you. But maybe if we keep those things from using the bridge, we can unfuck ourselves. You're not telling me anything I don't know. The bridge is our bloody weak spot. We've got some fences. Maybe securing the other entrances will slow them down. But I need you to put them up. Can you lend a hand? Andiamo, sì, sì. Perché devo iniziarla più tardi? Non c'ho niente di meglio da fare. Andiamo. Ciao, quindi scusami, il mio aiuto consiste nel farlo al posto tuo, fammi capire. Che cazzo? Ah, ok, recensioni. Ah, proprio così. La lama barbecue.
Che poi si chiama veramente lama barbecue. Ma non puoi semplicemente raccoglierle invece che mangiarle. Madre puttana. Allora, sono banco da lavoro. Grazie per questi avvisi utilissimi. Comunque, oh, si sono impegnati per renderlo completamente diverso dal primo, con un sacco di idee nuove. È un altro gioco. Dio mio, fanculo a me che l'ho comprato in teatro. Preparati a difendere il villaggio, è diventato Resident Evil 4, gli assedi. Aspetta, è a posto quest'arma. Non è a postissimo. Ho il banco da lavoro dall'altra parte. Hello? Che vuoi che faccia? Ah! Vabbè, aspetta, questo l'avevo comprato anni fa con l'intenzione di giocarci con mio zio. Non l'ho comprato per giocarle e basta, cioè volevo giocarci con qualcuno. Poi ci abbiamo giocato e ci avevamo comunque rotto il cazzo. La dice lunga. E beh, avevo messo il cazzo giocando qualcosa con qualcuno. Complesso, A proposito di giochi che mi hanno rotto il cazzo. Ho finito la capriola di Need for Speed Hot Pursuit. L'ho finita. Non ho fatto tutta la gara, ma l'ho finita. Ho raggiunto i titoli di coda, l'importante è questo. Avvertito, per le prime 5 ore sì, anche meno. Per le prime fai 3-4 ore sì. Il problema è che ce ne sono 10 di troppo. E quindi mi sono cagato i coglioni a una maniera impressionante a un certo punto. Ma muoiono tutti con la stessa espressione, impressionante. Ancora? Sì. Ok. Lo stesso discorso di Hot Pursuit. In realtà l'unico stimolo che io ho trovato in Hot Pursuit è il prendere tutte le macchine, cosa di cui a me non frega un cazzo, cioè è l'unico stimolo che ho trovato in generale. Per me io l'ho portato avanti perché avevo già cominciato a caricare i video, mi sembrava da stronzi interrompere un altro gioco in questa maniera, se no probabilmente l'avrei abbandonato, avessi giocato da solo. Però proprio una rottura di coglioni. No, ma per carità, ci sono poi quelle due o tre macchine con cui è divertente, però. Cioè, arrivare a. Quante ore sono di gioco? 12, 13, anche di più. Dove le modalità sono. Non arriviamo a 7 modalità, mi sembra esagerato. Mi sembra veramente esagerato. È spenta. No, non volevo. Aspetta. A meno che tu non abbia. C'è il deposito. Ma perché fa. Ma fammici avvicinare, no? Cioè.
to blow. It's too dangerous. Take this flare gun and use it to ignite the barrels by the bridge. Tanto le condizioni meteorologiche noto che sono cambiate. Voi cavatevela da soli qua, c'ho impegni. Cioè, Ciccio, io lo... Allora, non... Ho impegni, ma io lo so che sono troppi, per quello lo dovevo far saltare. Ma perché non esplode? Basta! Perché non sta esplodendo? Io gli ho sparato, si è visto, mi sembrava ovvio. Cosa dovevi mai fare? Non posso avvicinare. No, sono tutti qua. Sono tutti qua. Non li abbiamo respinti. Che cosa vuol dire? Che cosa abbiamo respinto? Sono tutti qui. Non è finita. I know what it looks like, but I swear to God, I meant you no harm. That operation was out of my hands. It was Serpo. So who was he? He works for a private concern. His superiors own my superiors, and they're the ones calling the shots. I'm sorry for what they did to you, but there's no way that he... What exactly are they doing here? Aspetta, finisce la scena. The rumor is they're trying to weaponize this plague to use as a bioweapon. Being immune, my guess is your blood is essential for their research. You knew this, yet you did nothing to stop them. I'm a soldier. I follow orders. Well, soldier, here's an order for you. Go fuck yourself. Just listen to me. There's a military outpost in Henderson, and I know the commanding officer. They have food, water, weapons, and a way off this bloody island. Last time we trusted the army, they threw us in a cage. Look, I understand how you feel, but we don't have much time here. This island... It's about to be nuked. Nuked? Yeah, we heard that same story on Benoit. You know, bombs fell there. Are you sure about that? This would explain all the air traffic recently. Choppers flying out with equipment crates. That's right. They have to cover up what they've done here. And once they're through evacuating the island... They're dropping a bomb? Listen, buongiorno. This asshole about as far as I can throw him. But if what he's saying is true, questa penso sia una delle frasi più stupide che abbia mai letto. Non mi fido di lui. Ma se ciò che dice è vero, cioè scusami, in base a cosa se non ti fidi? Only five of us are immune, so some of us should stay and defend the camp while the rest scout for a way out of here. Good. Let's get to it. All right, Colonel. But if you're lying to us, God help you, because we sure won't. Allora, ti spiego perché è successo. E niente, questa era la storia che mi ha fatto molto ridere prima. Ah, il più grande idiozie abbia mai visto. Il gioco è appena cominciato. Hai capito? Io ti parlo, eh? Porti una barca. Devi stare calmissimo. Non garantiamo per lui. Andiamo, dai, non è che abbiamo molto da fare.
As you can see, we each contribute to the team's safety and well-being with our own particular talents. If you bring us the right supplies... Che non ha un'espressione facciale che sia una, sta signorina. Che puttana è disturba. Ma come cammina? C'è il leone di White Putin, no? Dio mio. Io non posso nemmeno uscire dalla finestra del gioco. Aspetta, che devo risolvere. Posso uscire? No, non c'è il cursore. O meglio, ora è sulla coda di robot, però non... Ah no, eccolo! Dovevo premere il tasto... Qui vogliamo, io la chat, così. Qui proprio vogliamo, qualità. Qui proprio qualità. Chiedi informazioni sulla barca. Armi pesanti. Quindi ti va di vendermi... No. Una spara a chiodi, volendo. Buongiorno Logan. Mangiamo quante più puttanate possibili. Plastica. Ok. Andiamo dal buon... Ma perché vi muovete tutti in questo modo? Che cazzo... Perché sembra che l'abbiate tutti preso nel culo? Perché? Non che ci sia qualcosa di male, per carità, però... Perché? Macchina? Tu sei uno zombie. Oh, si ritorna anche a guidare. Profumo di apocalisse. Ma tu? Come cazzo ti sei alzato? Comunque è imbarazzante, è letteralmente lo stesso gioco. Un more of the same, incredibile. Incredibile. Certo, non che mi aspettassi qualcosa di eccessivamente diverso. Però, porca di quella puttana. È vero che sto già proseguendo qua. Ci c'ho impegni. Il signore qui aveva una cera bruttina. Ingorgo stradale. Bello. Ma sembra l'isola di Far Cry 2. Perché poi Far Cry 2 non è un'isola, ma è l'Africa. Far Cry 2 è un gioco che non sono mai riuscito a finire. Piccolo fun fact. Che facciamo? Lo rompiamo il letto? Salva Mugambe. E se non mi interessasse salvare Mugambe? Che nome è Mugambe? Ok, che ha appena parlato di Africa, però... Chiamare uno Mugambe mi sembra un attimino eccessivo come stereotipo. Per Mugambe, tipico nome africano. Non mi interessa. L'ho finito perché mi rompevo troppo il cazzo. All'epoca non. Cioè, non l'ho. Lo bozzavo praticamente all'inizio ogni volta che provavo a giocarlo perché proprio non mi ispirava per niente. Ci riproverò in live con lo stimolo delle live. Perché proprio zero, non c'è mai stato feeling. L'avevo cominciato nel 2018, no, nel 2016, con una versione non esattamente legalissima. E... mai portato avanti. Poi lo comprai su Steam per dire dai, magari Steam mi aiuta un attimo a completarlo per via del non lo so. No, niente.
mai riuscito ad andare avanti oltre le prime missioni, cioè nemmeno sai si parla di lo lasciava a metà, no no, proprio non manco lo iniziava a momenti. Roba che per me è abbastanza strana, perché io tendo sempre a finire tutto. Però ancora non ero così maniacale sul finire le cose all'epoca. Altro, ogni volta che riprovavo a giocare a Far Cry 2 mi dicevo, ogni volta che l'abbandonavo, mi dicevo, vabbè dai, prima o poi lo finisco. Sono 4 anni che non lo tocco. No, vabbè, non è possibile. Punti abilità a disposizione, non è che mi fanno spawnare un'arma da fuoco. Bisogna seguirlo quando c'ho i soldi. Anche se devo dare precedenza a un altro gioco prima di Prison Simulator. Se mai avessi, cioè, se mai riuscirò ad accumulare 20 euro, devo comprarmi altro prima di Prison Simulator. Quindi non ne ho idea. Non è nemmeno una mia priorità, figurati. Posso andare? Ghostwire Tokyo. È uscito quest'anno, mi interessa moltissimo. Non ho ancora avuto modo di giocarci. Vai a fare in culo. Sembra un gioco meraviglioso. Sicuramente più di Prison Simulator. Quello ci metto la firma. Bella? Quindi le navi? Ah, questo è indicativo come porto, non come nave. Vabbè, ma non smettono di spawnare, che... No, però davvero, questo Ghostwire Tokyo mi interessava dai suoi primi annunci, dal suo primo annuncio qualche anno fa. Mi ha sempre attizzato da morire. Oltre al fatto che non voglio spendere 20 euro per una cosa come Prison Simulator. Infatti aspetterò che cali ancora. Però, che caso avessi. Stray è molto figo. Però Ghostwire Tokyo mi interessa di più. Cioè, quest'anno l'unica cosa che mi interessa di più di Ghostwire Tokyo è Hogwarts Legacy. È l'unica cosa che mi interessa di più. L'unica. Tutto il resto viene dopo. Ma Hogwarts Legacy lo racimolevo in un'altra maniera. E non sono nemmeno certo del fatto che riesca a uscire quest'anno. No, io non ho paura. Io sono pronto. Io lo devo avere. Niente di quello che esce quest'anno mi interessa più di quei due. Niente, Stray è sì, molto figo, non vedo l'ora di giocarlo, ma più eccellenza a questi. Basta, hai solo rotto il cazzo, io non so cosa... Mi sono già rotto il cazzo, impressionante. Tanto questi si alzano. Non finiscono più. Ma non c'è nemmeno una nave effettiva, cioè sono tutte barche, cioè sono tutti pezzi di legno messi insieme in acqua.
Ma non puoi incastrarti nelle fessure. Quindi saliamo qui su. Vabbè, ma respawnano, è l'unica spiegazione. Io vado dall'alto. Per capire. Allora. Questa roba è nuova. Ignorantissimo. Missioni, volevo questo io. Salva Mugambe. L'abbiamo lasciato morire Mugambe. Trovo una barca che funzioni. Fermiamoci qua con la registrazione.